Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua! Come stai con noi? E ora iniziamo, vai! Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua con un nuovo video! Una location un po' diversa, speriamo di più bella, più fresca, perché Dario in camera c'ha l'aria condizionata e io no, perché sono una poveraccia e lui è ricco. Comunque spieghiamo questa cosa, e perché spesso mi dicono: Carità, perché fai solo vlog, non fai altri video? Perché praticamente noi stiamo dalla mattina alla sera, non abbiamo tempo, stiamo dalla mattina alla sera al negozio. Infatti, come potete vedere, ho la maglietta già del Carità Shop, sono pronta per andare, adesso è nello spacco. Quindi praticamente ho beccato Dario in questo momento, l'ho obbligato a fare, no vabbè, lui fa piacere, quindi abbiamo scelto di fare finalmente boyfriend tag. Yes! E amore, tu sei boyfriend tag, che ne sai tu? Adesso capirai la cosa ti sei sottoposto, cioè devi rispondere a delle domande. Beh. E devi indovinare, perché se sbagli pagherai la penitenza che ti cederanno le ragazze. Quindi mi raccomando, non sbagliare. E ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like e pollici in su se vi piacciono i video con Dario, altrimenti non le faccio più, anzi altrimenti lo lascio proprio, perché se non mi piace. Ragazzi, però lo lascio. Allora, c'è qualcuno in breve? Dove ci siamo conosciuti? Vediamo. Siamo conosciuti in palestra. Sì, è vero, in palestra. Siamo conosciuti, questa era semplice. Dove siamo andate al primo appuntamento? Siamo andate al Pomero. Ma dove? Ma quando mai? Ma non è il primo appuntamento di... No. Allora, il primo appuntamento quando siamo usciti a te, la prima volta. Dove siamo andati? No, cioè, passato pochissimo tempo. Sì. Yeah. Pochissimo tempo. Non ti ricordi? Ah, se la cinema. Ci vediamo. Al cinema. A vedere... Un bel film. Cosa, dillo. 50 sfumature di cinema. Bellissimo. Bellissimo. È un bel film, perché non ho capito il finale. È stato un film che praticamente non abbiamo guardato. È stato bellissimo, è stato bello, diciamo. Però tipo a metà film ci siamo andati. Vabbè, poi lo rivedremo. Sì, prima o poi, vabbè. Andiamo avanti, tralasciamo. Qual è stata la tua prima impressione di me? Vediamo. Era una ragazza molto simpatica, che rideva sempre, ma non ride più. Io sempre. Primo giorno che ho visto questo il suo sguardo. Ok. Poi, quando hai incontrato la mia famiglia? A Pasqua. Il giorno di Pasqua. Il giorno di Pasqua, nell'ora di Pasqua, è uscito Paquito e Rosy. Che poi la cosa bella, io dovevo andare a casa a fare il pranzo di Pasqua. Di Pasqua. E mio padre mi sta già, diceva quando vieni. E noi stavamo a Mergellina. E quando poi scherzando mandò un messaggio, mio padre disse: adesso vengo, però porto un amico. Mio padre subito: vabbè, sì, portalo. Comunque lui voleva venire, mio padre lo voleva conoscere, se vabbè viene. Grande Paquito. Sì. E venne a pranzare a Pasqua così, improvvisata a casa. Con la cucina di Paquito. Cioè, mia mamma e mio padre non sapevano neanche che io avessi un fidanzato, tra altre cose. Vabbè, lasciamo stare. Ho qualche strana ossessione? Oh, nessuna. Veramente? Sì, ha paura dei fantasmi. Ma quando mai? Ma che mi frega, io ho paura dei fantasmi. Dai, dici veramente che ho qualche strana ossessione? No, non ho ossessioni. Su tutto. Vabbè, dimmi una. Dai, ci sono. Ci sono tante ossessioni. Dimmi una, la prima che ti viene in mente. Che rompe. Ma che c'entra questa? La tua un'ossessione, amore. No, non c'è un'ossessione pesante, diciamo. Sì, alcune ossessioni ce le ho. Ma sono poche. Lo vogliamo dire. No, diciamo, no. Le nascoste. Da quanto tempo stiamo insieme? Tra poco faremo 6 mesi. Davvero? Io addirittura, non erano 4. Sì, oddio, vabbè. Avete una tradizione? Sì. Sì. E qual è? Allora, devi fare tu, devi rispondere alle domande. Dipende, qual è la tradizione? Devi dire tu, no? Ma che significa? Dipende dalla tradizione. Noi se abbiamo tradizioni, abbiamo tradizioni, lo devi dire tu. No. No. Per il momento. Ma come no? A Natale abbiamo una tradizione di Natale. Ma che cacchio sono queste tradizioni? Cioè, veramente, c'è altre persone che hanno risposto a domande che tradizione abbiamo.
Vabbè, adesso, una lezione da dare. Anni 14 comunque andiamo a festeggiare, questo sì. Ah, il mesiversario. Allora, dico io, al mesiversario lui mi manda sempre fiori. Vabbè, pure prima, non solo. Ogni mese, vabbè, anche molte anche oltre al mese, però di solito al mesiversario i fiori. E poi andiamo a fare un giro oppure andiamo a mangiare qualcosa, direi. Soprattutto a mangiare. Soprattutto a mangiare andiamo sicuramente. E poi abbiamo anche la tradizione di andare sushi ogni settimana. Sushi ogni settimana, ma è tradizione. Abbiamo anche la tradizione di andare in negozio tutti i giorni. Tutti i giorni, per esempio. Qual è stato il nostro primo viaggio in macchina? Primo viaggio? Ma l'abbiamo fatto il primo viaggio. Quando? Come sei andata da lui? Che sono andata a me e mio padre in vacanza. Vabbè, sì, ci abbiamo messo 4 ore di macchina, comunque è stato un viaggio. Questo è il primo viaggio. Vabbè, no, essendo da pochissimo assieme, ancora abbiamo fatto viaggio. Tra poco faremo il primo viaggio. Esatto. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Te l'ho detto. No, fisicamente. Il suo sorriso. Sicuro, come parte del corpo, sicuro, sì, sicuro? Sì, sicurissimo. Sicuro, sicuro che è il sorriso? Yes. Ragazzi, ci vediamo? Sì. Vabbè, ok. Ci vediamo, va bene. Qual è il mio ristorante preferito? Sushi. Sushi, vabbè, tutti i tipi di sushi. Tutti i tipi di qualsiasi sushi. Sì. Però non solo sushi, cos'altro piace mangiare? Piace mangiare il pesce. Quando siamo stati al ristorante. Oh, d'amore. Piazza Vittorio. Piazza Vittorio. Ah, no, piace mangiare? La? La? Pizza. Ah, la pizza perché non piace mangiare. Poi fa? Panino. Vabbè. Allora, panino e pizza a tutti piace. Comunque il ristorante mio preferito in assoluto è alla casa mia. Ah, mamma e papà. Casa di Paquito pure. Sì, casa Paquito. Su quali argomenti litighiamo di più? Su tutti. Come su tutti? Non litighiamo mai. Scherzando. Yeah, no, dipende da lei, vuole sempre avere ragione. Ragazzi, ma io ho ragione, non è che voglio avere... vuole sempre avere ragione. Ma perché il telefonino, l'ultimo l'ha fatto col telefonino, allora, il telefonino, sei andato a mangiare al ristorante con amici. Ma io ti giuro, l'ho messo qua il telefonino, stavo in macchina il telefonino. Io sono diretta, ma non andare in macchina, sono diretta e non l'ho pensato. Ero convinta macchina. Che non era in no, è sempre convinta e sbaglia sempre. Sì, però comunque su cosa litighiamo? A parte il fatto che niente. Su niente, perché comunque abbiamo abbastanza gusti simili, poi siamo delle persone molto tolleranti, nel senso che lui può fare quello che vuole, posso fare quello che voglio, quindi difficilmente litighiamo. Anche perché lavorando assieme, stando assieme praticamente 24 ore, cioè se litigassimo sarebbe proprio la fine, mi dovrei andare per forza d'accordo. Sì, esatto. Chi porta i pantaloni nella nostra redazione? Questo io è facile, no, dai. Io no, questo guarda. È facile, guarda la tua destra, è facile. Guarda, chi porta i pirocchetti, quindi se porti i pantaloni. Ah bene, chi porta i pantaloni in che senso? Cioè dipende. Nel senso che è che prende le decisioni o che le decisioni le prendiamo insieme. Le prendiamo insieme. Lui comunque è una persona molto risolutiva, che comunque è molto attivo, quindi sa gestire molto i problemi, li affronta, non si scoraggia mai come persona, quindi da questo punto di vista sì. Però se consideriamo il fatto che ho detto prima che voglio sempre vincere, ma alla fine ragazzi, le donne vincono sempre. Eh sì, è così. Mi spiace. Ma perché noi vi ammaliamo? Poi ci ammalate. Vi ammaliamo. Aspetta, non so come si dice, va bene. Ammaliamo. Vabbè, lasciamo. Se sto guardando la televisione, cosa sto guardando? Il problema è che ma chi la guarda sulla televisione? Ma io la televisione. Allora, io me la voglio vendere, chi la vuole comprare la regalo. La televisione regalo. Che guarda lui. Io, ma quando potrei guardare questa televisione? Che non ho un minuto di tempo. Cioè, io quando arrivo a casa dopo 5 minuti sto dormendo, altro che televisione, no? Comunque non la guardo la televisione, anche perché oggigiorno preferisco anche informarmi, eccetera, comunque tramite internet. Sì. Oppure se mi devo vedere anche un telefilm, un film, non guardo mai in TV, ma sempre al cinema o comunque. Per il momento non la guardiamo. No, non la guardiamo, ci guardiamo noi, che è meglio. Sì. Poco tempo abbiamo a disposizione, ci mettiamo pure a guardare la televisione e alla fine. Poi, c'è un cibo che non mi piace? No. No. Beh, no. Forse mo adesso è il melone. Ma quando? Perché? Perché ho avuto una piccola indigestione, ma ho 10 kg di anguria.
stata male, ho detto non mangerò più anguria, ma sai che invece la vorrei mangiare di nuovo, è troppo buona. Che cosa ordino da bere quando mangio fuori? Acqua frizzante o Coca-Cola light. Oh, acqua naturale di quasi sempre acqua naturale, cioè se è proprio così vuoi sganare la Coca zero, okay. Light, sei pazzo, zero. Okay, light zero, sai Coca-Cola? No, ma la light c'è lo zucchero, la zero no. Comunque anche quella è schifizza per me, quindi quasi ne abbiamo fatto. Vabbè, una volta ogni tanto si può. Una volta ogni tanto. Che numero hai di scarpe? Io 45. No, 46. Io pure. 40. Ma qua 40. Oh, il numero 40. Di scarpe 30. Sbagliano tutti i fidanzati, 38. No. Ma che numero? 39. Ah, quindi 38 più 1. È sbagliato. Qual è il mio sandwich preferito? Sandwich. Qual è che non ti piace? Sandwich? Allora, dimmi uno che magari non piace di più, a me piace tutto. Allora, io piace hamburger, melanzane. Ti piace l'hamburger? Sì, però proprio il mio preferito, amore. No, non c'è uno preferito, uno preferito che fa pacchito. Sì, vabbè, ma proprio amarena, capito? Sandwich panino, quello proprio che preferisco, qual è? Non lo so ancora, cioè. Dite uno, napoletano. O panino napoletano. Vabbè, anche, però mi piace molto il panino salsiccetta ieri, giuste le patatine, quelli proprio, quelli light, insomma. Mortadella, quelli, quelli belli leggeri. Light. Ok, però se ne devo fare uno healthy, qualità style, cosa ci metterò? Ci metterò un po' di fissa di tacchino, un po' di pomodoro, insalata, un po' di filato light. Ricotta. Oppure quello con l'uovo sodo, pure buono. Che talento ho, amore? Talento ce n'è tanti, certo, e mo mi sei piaciuto, ma uno in particolare vogliamo dire, quello che si può dire, come no? No, quello non si può dire, dai, grazie ragazzi, amore, ma come, dai, dimmi, cosa, che talento ho? Vabbè, sul lavoro. Ah, sul lavoro, cioè? Poi la palestra. Sì, ma qual è il mio talento principale, la cosa che so fare meglio, qual è? Vendevo tutti i cosmetici. Sì, ma ancora meglio, c'è qualcosa che so fare ancora meglio. Sa cucinare. Sì, ma di più, amore, la cosa che mi riesce sempre, che faccio ogni giorno. Ah, dormire. Amore, fa piacere che non l'hai, però l'hai detto prima. Rompere le scatole. Le grigne normali, ma tutte le ragazze rompono. Esatto. Che cosa mangio? No, amore, io voglio rompere di più, voglio essere speciale, non mi paragonare alle altre. Allora no, rompere di più non basta. Come me non c'è nessuna che rompe. Come te non c'è nessuna. Allora, invece ragazzi, pensare a te. Che cosa mangerei tutti i giorni se potessi? Una cosa che mangerei sempre, che piace tantissimo. La pasta. La pasta, vero. E anche la? La pizza è normale. No, però anche le patatine. Allora, patatine fritte. Forse più le patatine fritte. Patatine con la mia amica. Io potrei mangiare tutti i giorni patatine fritte. Una patata. Sì, assolutamente sì. Quali sono i miei cereali preferiti? Cereali, cioccolato. Sì, quelli croccatosi. Sì. Bello. Cosa c'è di più bello? Per stellare. Maro, buonissimo. Buonissimo. Non li compro mai. La lasciamo. Qual è la mia musica preferita? Io ascolto un po' di tutto, no, come genere. Adesso quale canzone piace? Quella di... come si chiama? Bene, 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 bene,
Poi, qual è la mia squadra preferita? Tutte, nessuna. Nessuna, odio il calcio. Non mi piace il calcio. Poi, di che colore sono i miei occhi? Verdi. Bravo, sono verde, smeraldo. Poi, chi sono i miei migliori amici? La tavola. Il pane, il cibo. Il cibo, il mio amico. La mia migliore amica chi è? Tua sorella. Esatto. C'è qualcosa che io faccio che tu vorresti che non facessi? Sì. È complicato. Che cosa? Ha capito subito. Cosa, amore? Di buttare questo telefono. Diciamo che Dario dà un po' fastidio che io sto sempre col cellulare in mano. Ma purtroppo questo è il mio lavoro e quindi devi accettare, amore, che io sto allora, sul cellulare. Amore, dammi un bacio. Mi sono fidanzato con il cellulare. Mi sono fidanzato con il cellulare, vabbè. Allora, da dove vengo? Da Napoli. Ma che domanda è?
è che sta terrestre sulla luna. Che Marte. Cosa mi prepareresti per il mio compleanno? Panna fragola? Sì, panna e fragola e crema chantilly. Madonna, adoro. Però anche la? Anche la caprese. La caprese, la caprese al cioccolato, adoro. Bravo, amore mio. Pratico qualche sport? No, nessuno. Direi. No, nessuno. Sì. Direi di sì. Mi piace anche correre adesso perché sta. Anche correre, corro con lui. Però di più cosa mi piace? Fare bodybuilding. La palestra. La palestra. Esatto. Altri no. Cosa potrei fare per ore? Per ore. La palestra. Appunto, palestra. Palestra. O palestra oppure? Oppure lavorare. Esatto. Oppure mangiare. Mangiare. Ok. Se potessi vivere ovunque, dove andrei? In America. Sì. Ma a New York. New York. Sì, è vero. Più di tutto dove andrei? Qui a casa mia. Con l'aria condizionata, mica male. Ah, vabbè, così frisco. Ok. Ragazzi, puoi fare 40 gradi. Sono finite le domande. Evviva! Adesso dobbiamo andare in negozio che si è fatto dare. Amore, sai che cosa c'è? Sono via Santa Maria, numero 4. Dobbiamo muoverci, sono le 4:10. Prego. Sono qua, 5 minuti. Se ok, vi aspettiamo in via Santa Maria, numero 95. Quarto Napoli, venite a trovarci a Carita Shop. Ci sarò asciugata la macchiata, ma sono lavata. Carita Shop. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e se volete vederci tutti i giorni, appunto, ci trovate in negozio. Vi mandiamo tanti baci. Ma! Ciao! Grazie ciao. A tutti, ciao! Ok, Alutino anche da pupi. Bow bow. Pupi.